La BPC Virtus Cassino al Giro di Boa festeggia il primo posto solitario ed il conseguente accesso alle finali di Coppa Italia, grazie alla vittoria ottenuta contro la forte Ruiz di Roma, con una cornice di pubblico degna dei tempi della Serie B. Ascoltiamo le interviste. Siamo in compagnia di Donato Formisano, presidente della Banca Popolare del Cassinate. Una grande vittoria quella della Virtus Cassino, sofferta. Ci ha fatto soffrire, comunque ce l'abbiamo fatta. Questo dimostra che la BPC Basket Terra di San Benedetto Cassino è una squadra che veramente è all'avanguardia e sicuramente darà soddisfazione a Cassino, ai cassinati tutti e alla provincia tutta. Noi con questa partita andiamo praticamente a fare la Coppa Italia a Rimini e quindi siamo orgogliosi di questa squadra, sempre ad Maiora, e noi ci auguriamo che questa vittoria sia di auspicio per salire in Serie B. Sono convinto che saliremo in Serie B e faremo anche un palazzetto dello sport che possa servire non solo al basket di Cassino ma ad altre società sportive che ne volessero usufruire. Cassino ha bisogno di sport, Cassino attraverso lo sport, attraverso la cultura sicuramente crescerà anche economicamente. Noi siamo una banca, crediamo nello sport, crediamo nella cultura e crediamo nella crescita sia di Cassino che di tutta l'Italia. Presidente, grazie. Una battuta che fa ridere, facciamo ridere. Il basket non è come il calcio. No, il basket non è come il calcio, perché fino all'ultimo secondo la partita può essere praticamente è in bilico, quindi ti mette un'ansia che forse con il calcio non si ha, perché con il calcio si può fare melina agli ultimi minuti se si vince, ma con il basket si deve combattere fino all'ultimo secondo. Noi abbiamo combattuto, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra che rappresenta Cassino molto bene e sicuramente faremo ancora bene in avvenire. Siamo in compagnia di Donatella Formisano, presidente della Virtus Cassino. Che dire di questa giornata? Abbiamo fatto una partita veramente bella, anche perché erano le due prime in classifica e si è visto veramente, sono due belle squadre, hanno combattuto e lottato fino alla fine e abbiamo vinto meritatamente noi ed è stata una soddisfazione immensa, è una grande soddisfazione in una cornice di pubblico splendida, e questo ringrazio veramente tutti coloro che ci hanno sostenuto, che sono venuti qui a vedere questa splendida partita, perché poi alla fine è stato un vero spettacolo, quindi sono contenta. Una giornata esaltante questa di oggi, che premia la Virtus Cassino, premia la dirigenza della Virtus Cassino. C'è stato un momento in cui si sono perse le speranze oppure state sempre vive? Le speranze mai, perché devo dire che secondo me la partita è stata sempre sotto controllo e sempre tenuta bene sotto controllo, certamente punto a punto, questo era chiaro, ma ripeto, giocavano due prime della classe, quindi era chiaro, la miglior difesa del campionato contro il miglior attacco del campionato, quindi è il miglior girone di questo campionato di DNC, che dire, cioè abbiamo veramente dato il massimo. Una grande giornata di sport con i bambini, una festa se possiamo dire, questa è la cosa più importante, e poi questa grande vittoria, come diceva, della Virtus. Che premia veramente i vostri sforzi. Premia un lavoro umile e tranquillo e fatto veramente, questa è la cosa che forse pochi riescono a cogliere, ma quelli che riescono a cogliere veramente ne sono fieri di far parte di questa famiglia molto piccola, la nostra alla fine è una famiglia molto piccola, però veramente noi siamo legati ai valori. Un fattore importante è stato quello per il Cassino anche di giocare in casa. Sì, sicuramente il fatto di giocare in casa ovviamente aiuta la squadra che ha appunto lo scontro tra le proprie mura, però devo dire che è stata una partita che ha rispettato le aspettative delle attese, no? È stata una partita molto combattuta, è stata una partita che secondo me è stata ben giocata nonostante la posta in palio.
devo dire che queste due squadre insieme alla Stella Azzurra Viterbo e all'Olimpia Cagliari possono nella partita singola ognuna prevalere sull'altra. E per quanto riguarda questa sera, noi abbiamo dato veramente il massimo, avevamo, non a giustificazione, a demerito della squadra di Cassino che ha fatto un'ottima partita, e l'assenza di Dusan Stjepović per noi chiaramente un pochino si è fatta sentire, ma a maggior ragione devo fare un elogio ai miei ragazzi perché hanno sopperito con grande determinazione, con grande abnegazione e anche a larghi tratti anche con buona lucidità all'assenza di un giocatore così di carisma e così importante. Quindi io sono estremamente soddisfatto della prestazione della mia squadra, faccio i complimenti alla squadra di Cassino che ha giocato una partita tosta, dura, degna delle posizioni che appunto occupano le due squadre, occupa Cassino in questo momento. Spero che possiamo essere anche alla fine protagoniste insieme di un risultato estremamente positivo alla fine del girone di ritorno, insomma. C'è stata molta lotta sotto canestro, tant'è entrambe le difese serratissime quando si arrivava sotto le planche, molti canestri sono arrivati dai tre punti. Sì, ci sono state buone percentuali, soprattutto Cassino nel primo quarto ha avuto delle percentuali molto alte, poi abbiamo registrato qualcosa in difesa e lì diciamo siamo stati un po' più accorti, un po' più attenti nel rompere il ritmo, nel cercare di contestare un pochettino di più i tiri da fuori, abbiamo trovato un equilibrio anche in attacco. Devo dire che è stata una partita ben giocata da entrambe le parti, anche con accorgimenti tattici che hanno fatto capire che in campo c'era qualità sia dal punto di vista dei roster sia dal punto di vista degli staff tecnici. Prima di questa partita avrà passato notti insonni, però i giocatori non hanno disatteso le attese, nel senso che hanno messo in campo una partita eccezionale, ce l'abbiamo detto, partite come queste alla fine si vincono in difesa, non mollando neanche di un centimetro, perché anche un canestro, anche un errore potrebbe diventare fatale. E così con una partita spettacolosa la Virtus si è diplomata prima del girone d'andata, prima in questo girone d'andata. Io partirei dalla cornice di pubblico che questa sera ha accompagnato questa vittoria splendida, che rimarrà per sempre nelle nostre menti, perché una cornice di questo genere non si vedeva da anni, direi da decenni a Cassino. La cosa più bella, anzi ad Atina purtroppo, ma la cosa più bella è stata che questo è stato uno spot per la pallacanestro, perché due squadre che si sono affrontate con questa qualità di gioco e soprattutto con questo ardore, con questo agonismo, con questa correttezza, con questa lealtà, è veramente qualcosa di spettacoloso. Io devo ringraziarli tutti, dal primo all'ultimo, dall'allenatore al vice allenatore, fino all'ultimo degli under, degli otto under che hanno permesso a questa squadra di far diventare quello che è, una corazzata davvero fortissima. Ti faccio notare che nell'ultimo quarto la Luis, che è una macchina da guerra assoluta, non ha segnato un solo punto per 8 minuti, e questo significa che la nostra difesa è stata una difesa fantastica, fatta da uomini veri, uno su tutti, Romeo Trionfo, spettacolare questa sera. Si diceva miglior attacco contro miglior difesa, però prima si doveva arrivare a questa partita, perché adesso possiamo dirlo, il Cassino sia il miglior attacco e la miglior difesa. Hai fatto una notazione bellissima e questo è quello che noi meritiamo alla fine di queste 13 giornate fantastiche, una galoppata incredibile, ma queste 13 giornate ci portano a un risultato, e questo risultato è la finale di Coppa Italia, le Final 8 di Coppa Italia nazionale, non la Coppa Italia del nonno, ma la Coppa Italia nazionale. Questo è un qualcosa che rimarrà per sempre. La Virtus, terra di San Benedetto Cassino, va a Rimini e si va a vedere i film di Fellini. Allora coach, è stata praticamente una partita a scacchi, l'abbiamo detto anche in telecronaca, alla fine quando dal punto di vista degli uomini le squadre si equivalgono diventa alla fine più che altro una sfida da fra coach e come questi coach muovono le pedine. Stavolta la partita al tavolo l'hai vinta tu. Allora, devo dire che insomma, la partita lo sapevamo che non era come tutte le altre che abbiamo affrontato fino adesso, nel senso che era difficile scappare con una squadra organizzata come la loro. Abbiamo preparato bene durante queste feste con la voglia di giocare questa partita,
peccato solo per il fatto che a un certo punto si scivolava sul campo e è stata penalizzata un po' tutte e due le squadre, credo il gioco sia stato un po' più macchinoso perché poi alla fine i giocatori non riuscivano a creare sovrannumero dall'uno contro uno. Però devo dire, partita tosta, sempre lì punto a punto, non siamo riusciti, una volta che nel secondo quarto hanno riaccorciato, poi ce la siamo portate fino alla fine, punto a punto. Qualcosa che avevamo preparato non è andata nel migliore dei modi, la rivedremo martedì sicuramente in allenamento, però devo dire che comunque i ragazzi hanno dato il massimo come fanno sempre, le partite importanti fino adesso non hanno toppate. Se magari oggi abbiamo avuto un po' di polveri bagnati in attacco, ci siamo dati da fare molto in difesa. Devo dire l'ultimo quarto, gli ultimi 5 minuti hanno veramente morso il campo, il fatto di voler vincere a tutti i costi la partita si è visto, i giocatori avevano una faccia diversa. Poi gli ultimi 5 minuti sono fondamentali, arrivare lì col fatto che non sei gravato tantissimo di falli, nel senso ne puoi fare, puoi giocare nel solito modo che hai preparato e con la grinta che si è messa stasera porti le partite sicuramente al referto rosa. Devo dire che potevamo chiuderla prima, magari se qualche fischio fosse venuto, il metodo fosse stato un po' uguale, diciamo che così a un certo punto si sono, diciamo quando siamo andati sopra nel terzo quarto più 12, come mi sono preso un tecnico io per proteste giuste, secondo me si poteva prendere un tecnico tranquillamente, chi ha tirato una pallonata al muro, oppure come il fallo antisportivo, che poi magari manderemo le immagini su internet così magari tutti quanti possono giudicare. Perché il tecnico è arrivato sul fallo di Polselli? Sì, esatto, Polselli che ha sgomitato, poi gliel'è fischiato verso la fine, insomma il metro non è stato proprio identico, devo dire. Questo poi si vedrà anche dal video, insomma non è che stiamo qui a dire magari cose non vere, ognuno può farsi una sua idea, sicuramente sì, devo dire che tutto sommato ci è andata bene, a un certo punto eravamo al doppio dei falli, punto a punto, vincere una partita anche così con delle situazioni negative, sono abbastanza contento, devo dire ai ragazzi che hanno fatto il loro massimo, possiamo fare ancora di più, adesso andiamo sicuramente a Rimini da primi, tranquilli, anche se la seconda comunque era già dentro il fatto della Coppa, per noi era fondamentale, ma era fondamentale rimanere imbattuti su questo campo. Ci siamo riusciti, adesso vediamo, abbiamo iniziato bene l'anno nuovo, adesso ci aspettano delle partite dure, Tiber in casa e poi subito Stella Azzurra fuori casa e lì vedremo se abbiamo la stoffa per andare avanti. Furio, tu che sei sicuramente il giocatore più esperto, a te chiediamo un'analisi tecnica di questa partita che è stata da questo punto di vista sicuramente è stata una delle più difficili. Sì, sicuramente non la più bella delle nostre partite giocate finora, però la cosa buona è che pur avendo fatto appunto una brutta partita siamo riusciti a portarla a casa, abbiamo dimostrato che possiamo vincere in un modo diverso da quello che abbiamo fatto finora, cioè quello di fare canestro con delle percentuali altissime, e quindi la cosa ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. Ci serviva secondo me una partita del genere perché proprio ecco, dovevamo renderci conto che il nostro gioco non deve essere, non può essere monodimensionale. E comunque tanto di cappello e tanti complimenti alla Luis che è venuta qui a fare la sua partita, hanno dato battaglia e alla fine però insomma voglio dire, quello che era nelle previsioni, cioè il fatto che potessimo portarla a casa è venuto fuori, quindi bene così. Cavaric lotta contro Trionfo, ma come difende Trionfo? Ma come difende Trionfo? Cavaric si porta sul fondo il pallone. Le partite difficili si vincono in difesa e autore di una difesa serratissima è stato Roma Trionfo. Sì, confermo che è stata una partita molto difficile. È stata un po' bruttina, uso questo termine, perché si scivolava sul campo, quindi si è visto poco di tecnico ed è chiaro quando le condizioni del campo sono queste, per poter portare a casa una partita così difficile subentrano i cosiddetti nervi. Noi a un certo punto ce ne abbiamo messo tanti e ci sono serviti per vincere, ecco. E Rastovic! 64, Marco Raskovic.
Marco, in una partita come questa anche i tiri più semplici, anche i tiri più stupidi diventano fondamentali ed ogni minimo errore alla fine si paga, ma la Virtus ha giocato, alla fine come ha detto Romeo, sono i nervi quelli che ti fanno vincere partite come queste. Partite bisogna stare concentrati fino all'ultimo perché non si può mai sapere cosa può succedere. Hai ragione, infatti ogni tiro erano punti preziosi. Comunque l'abbiamo vinta di squadra la partita e dobbiamo continuare così per fare il più buon risultato possibile, andare in Coppa Italia, ci siamo arrivati come prima e devo fare i complimenti a tutti perché questo è un gran risultato anche per la Virtus e per la città di Cassino. Speriamo che il palazzetto si riempia così d'ora in poi perché è stato veramente un grande spettacolo sia in campo ma anche fuori dal campo. Devo ringraziare tutti chi sono venuti, i tifosi e la gente, è stato veramente un grande spettacolo, grazie. La finta di Bertoldo, finta il tiro, Anselmi si sposta sulla destra, arriva sul basso, sulla sinistra Bertoldo e piazza la tripla. Già fondamentale nella partita contro gli Impiegati, era importantissimo il tuo apporto in questo match, sta diventando sempre più determinante con le tue bombe, diciamoci la verità, finalmente sei esploso come ci aspettavamo. Sì, sicuramente sono contento per la prestazione di squadra e anche ovviamente quella individuale, queste due partite contavano parecchio e venivo da un periodo in cui non è che stavo segnando molto, quindi sono contento di aver portato quello che so fare alla fine, tirare le bombe, dai, quello lo so fare un pochino, quindi comunque tutti contenti sia della prestazione individuale ma soprattutto per il risultato che contava di più. Saluta la ragazza. Ciao Giulia, ciao amore, ti amo tanto. Ciao, te voglio. Ciao amore, ti amo tanto. Metti la bomba. Bertoldo, metti la bomba. Bertoldo per Raskovic, Pignalosa, il tiro da tre di Pignalosa. Che partita! Pignalosa! Lo stai ripetendo da inizio campionato che un giocatore come te dà il 1000 per 1000 quando c'è tutto il tifo possibile, oggi c'era. Oggi c'era un gran tifo, soprattutto perché sono venuti fedain del calcio, del calcio Cassino, ci hanno sostenuto, speriamo di ritrovarli numerosi in casa. Ringrazio veramente tutto il pubblico che stasera era copiosissimo e ci ha portato veramente sulle ali dell'entusiasmo a vincere. Volevo fare un ringraziamento a tutta la squadra perché quando c'è stato bisogno sono saliti di livello e quello ci ha portato alla vittoria. Un plauso va anche ai due coach, Luca Vettese e Davide Mastrangelo, che grazie al lavoro di preparazione che ci hanno fatto fare anche prima delle vacanze e stesso dopo, ci ha portato a vincere questa partita che non è stata facile. La partita è stata tostissima, quando bisogna cacciare i muscoli entri in gioco tu. Grazie, la partita è tostissima, la sapevamo benissimo, siamo riusciti comunque a iniziare la partita, non c'è... attenzione, la partita diciamo... La partita era tosta, sì, lo sapevamo e siamo riusciti comunque... Fuori onda, siamo riusciti comunque a tenere testa al loro recupero perché dopo il secondo quarto loro sono riusciti comunque a tenerci testa fino alla fine del terzo quarto. Alla fine del terzo quarto diciamo siamo riusciti a entrare con più concentrazione e grazie ai buoni attacchi contro la zona siamo riusciti a andare via. Asiello da tre!